Benvenuti in un nuovo video e oggi voglio parlarvi di una serie secondo me veramente stupenda, ovvero The Big Bang Theory. Serie che comunque penso che tutti voi conosciate. Se non l'avete vista, sicuramente ne avete sentito parlare, ne avete visto magari uno o due episodi qui e là, oppure ne magari avete visto soltanto i meme che girano online, perché ce ne sono veramente tantissimi anche di quelli. E l'altro giorno praticamente mi ero messo a riguardare la prima stagione e mentre la stavo guardando dicevo: devo veramente parlare di questa serie qui ai ragazzi o ragazze naturalmente qui su YouTube, perché comunque secondo me è una serie veramente veramente stupenda e che può piacere molto a tutti noi comunque, perché alla fine uno dei temi fondamentali della serie comunque è il mondo nerd, cosa che dovrebbe comunque interessare alle persone che sono qui a guardare questo video qui comunque. E quindi eccoci qui, ne volevo parlare, volevo presentarvi un pochino e magari invitare quelli di voi che ancora non l'hanno vista a dargli un'occhiata, magari guardarla tutta, perché potete comunque farlo. Mi sembra che Sky e Infinity abbiano tutte le 12 stagioni della serie, mentre Netflix e Prime Video abbiano soltanto le prime 11, però comunque già le prime 11 vi daranno un bel po' di cose da vedere. Allora, inizierei facendo giusto un breve accenno alla trama, perché poi comunque di trama non si può in realtà proprio parlare veramente, perché la serie è una serie comica che in ogni puntata ci presenta, diciamo, una situazione o comunque un accadimento diverso che naturalmente poi porterà i nostri personaggi principali a doversi appunto, a dover affrontare questa situazione qui e a farci ridere nel modo in cui loro affrontano questa situazione qui. E tra le altre cose, all'interno delle stagioni successive, quindi non nella prima, magari neanche nella seconda, la trama diventa un pochino più seria, si sviluppa, diciamo, una storia un pochino più sensata e che quindi magari lega i vari episodi insieme. Però effettivamente nella prima stagione, che ho visto proprio ultimamente, effettivamente non c'è una vera e propria trama, sono proprio episodi singoli che ci fanno ridere in maniera diversa l'uno dall'altro. All'interno della serie, diciamo che inizialmente abbiamo quattro personaggi principali, anzi cinque. I quattro che dicevo prima sono Leonard, Sheldon, Howard e Raji. Quattro ragazzi che, ragazzi comunque, sono tutti adulti comunque, però quattro ragazzi che lavorano all'interno del Caltech, ovvero un'università americana, e che sono amici e tutti e quattro molto interessati al mondo nerd. Quindi appunto Star Wars, Star Trek, Hobbit, Signore degli Anelli, videogiochi, fumetti, chi più ne ha più ne metta. E diciamo, tutti e quattro hanno una loro particolarità che appunto li rende molto interessanti da vedere a noi, per noi spettatori, diciamo. Abbiamo Sheldon che è una persona veramente brillante, è un genio effettivamente, ma che allo stesso tempo non riesce molto bene a sottostare alle norme sociali, non riesce bene a capirle, ecco. Abbiamo Howard che è un ingegnere, quindi è una persona comunque molto intelligente anche lui, però diciamo che è soprattutto interessato al gentil sesso e cerca di abbordare tutte le ragazze che incontra in maniera veramente comica e esilarante e molte volte non molto funzionante. Comunque, abbiamo Raji, che mi sembra che sia un astronomo, se non sbaglio, che però purtroppo ha un problema effettivamente, non riesce a parlare con le donne. È proprio una cosa, un suo problema vero, diciamo. E poi abbiamo Leonard che fa un po' da collante all'interno di questo gruppo, che sembrerebbe essere anche il più normale di tutti, però anche lui, diciamo, ha dei problemi a relazionarsi con gli altri, è molto, diciamo, sottone, mettiamo così, non riesce mai troppo a esprimere la propria opinione di fronte alle opinioni degli altri, e quindi anche questa cosa qui naturalmente crea sempre delle varie situazioni molto divertenti. E infine, come dicevo prima, c'è anche un quinto membro del cast, diciamo, principale all'inizio della prima stagione, ovvero Penny, una ragazza molto bella che si trasferisce nell'appartamento di fronte a quello di Sheldon e di Leonard, che vivono insieme, e che diventa naturalmente subito parte del gruppo, diciamo, soprattutto perché Leonard si invaghisce subito di lei.
E diciamo che nella prima stagione principalmente queste cinque persone affronteranno varie situazioni che naturalmente poi a noi faranno ridere e questa diciamo è la storia. Come dicevo prima, nelle stagioni successive la storia diventa un pochino più complicata e quindi diciamo ci sono delle trame che si sviluppano su più episodi, ma questo naturalmente non voglio spoilerarvelo e vi lascio a voi diciamo il piacere di scoprirlo. Come dicevo prima, la trama in realtà è poco, la cosa interessante, diciamo, sono i motivi per cui sono così appassionato a questa serie qui, perché mi piace così tanto. E volevo parlarvi di tre di questi motivi, che secondo me sono forse i più importanti. Il primo in realtà è quello che forse salta un pochino più all'occhio quando uno guarda le serie, diciamo, perché comunque è, diciamo, la cosa che proprio anche all'interno della serie si vede molto più spesso, ovvero il mondo nerd. All'interno della serie ci sono tantissimi riferimenti al mondo nerd, che sia al mondo nerd relativo ai libri, ai fumetti, alle serie TV, ai film, ai videogiochi. Veramente tutte queste cose qui entrano a far parte della serie in una maniera o nell'altra, e quindi naturalmente questo può diciamo, portare molti spettatori che sono anche loro interessati a questo mondo qui a immergersi all'interno della serie, naturalmente, e riescono, diciamo, a avvicinare personaggi, soprattutto il gruppo dei quattro che vi dicevo prima, quindi Howard, Leonard, Sheldon e Raji, che sono loro, diciamo, i nerd della situazione, riesce appunto a avvicinare questi quattro allo spettatore, naturalmente, che si immagina sia anche lui interessato a questo argomento qui, naturalmente. Questo, diciamo, è proprio il motivo 1. Il secondo motivo, in realtà, è il fatto che, secondo me, tutti noi, in una maniera o nell'altra, possiamo in qualche modo relazionarci con alcuni tratti caratteriali dei nostri personaggi. Infatti, poi, alla fine, sono comunque tutte persone che, in una maniera o nell'altra, hanno delle tare, diciamo, ma non. Non sono, diciamo, matti, però semplicemente hanno dei problemi in un modo o nell'altro a relazionarsi col prossimo. E secondo me tante persone si possono. Io personalmente, appunto, rientro in questa categoria. Io riesco a relazionarmi con alcuni di loro soprattutto perché mi ritrovo in alcune loro situazioni, cioè in alcune loro situazioni i vari personaggi reagiscono in maniera diversa e io dico: ah, in questa situazione io avrei reagito come fa Leonard, o in quest'altra situazione io avrei reagito come fa Sheldon. E quindi naturalmente questo fa sì che lo spettatore si avvicini anche in questo caso ai protagonisti e naturalmente rimanga appassionato alla serie. E poi l'ultimo, diciamo, punto, ed è quello che poi alla fine mi ha fatto rimanere a vedere la serie, perché uno dice, magari una stagione, due stagioni di battute così può essere simpatico, però magari dopo un po' mi stanco di vedere sempre battute e basta. Invece, come dicevo prima, nelle stagioni successive c'è una serie di situazioni che vanno a complicare la trama, diciamo, della situazione, e queste situazioni porteranno i nostri quattro personaggi principali, cinque in realtà, come dicevo prima, e anche gli altri che noi incontriamo durante la strada, perché poi, appunto, avanti nelle stagioni incontreremo altre persone, appunto, porterà i nostri protagonisti a affrontare alcune situazioni che poi le porteranno a crescere. E questo, diciamo, rivelazione, cioè il fatto che non sia semplicemente una serie comica, ma è anche una serie, diciamo, di crescita personale in cui noi vediamo i nostri protagonisti affrontare alcune situazioni e uscire da questa situazione più forti, diciamo, più cresciuti, più adulti, secondo me è il motivo per cui poi alla fine mi sono così appassionato alla serie, perché effettivamente prima ti avvicini ai personaggi per quello che fanno e per come si comportano, e poi dopo li vedi crescere, le segui mentre appunto affrontano queste situazioni, e questo secondo me è quello che ha creato, diciamo, il legame molto più saldo tra me e la serie. E quindi, diciamo, in conclusione, vorrei veramente invitarvi a dare un'occhiata a questa serie qui. Magari se avete visto soltanto alcune delle prime puntate, cercate di andare più avanti, perché effettivamente la prima stagione, forse anche la seconda, non sono così, diciamo, piene di queste situazioni di crescita come dicevo prima. Però
più avanti si va, più ci sono queste situazioni. Quindi veramente mi invito a perseverare, magari anche se ci sono alcune cose che non vi piacciono, perché potrebbe effettivamente portarvi a scoprire un lato della serie che magari potreste non esservi aspettati. Detto questo, io direi che siamo arrivati in fondo. Vi ho già detto 25.000 volte di guardare la serie, quindi non ve lo dico di nuovo, però vi dico di mettere mi piace, commentare, condividere e iscrivervi al canale, tutte cose che mi possono aiutare a crescere. Vi voglio ricordare del mio negozio online, ovvero www.binaria.it, è linkato qui sotto in descrizione e dovrebbe essere anche comparsa qui la scritta. E infine, naturalmente, vi voglio invitare a ricollegarvi martedì per un nuovo video. Forse se ce la faccio, rilascio un altro di quei video, diciamo, dell'unboxing della scatola misteriosa nei prossimi giorni, se ce la faccio. E niente, direi che siamo arrivati in fondo. Vi ringrazio di nuovo per aver visto e buona giornata.